Bologna. Oh, bellissimo. Il presidente. Prima da Benedetta. Ah, facciamo lo Stantis, eccolo qua, lo Stantis. Siamo noi ragazzi, Lazio Monaco, Marco, under 19, München 85, Lazio Monaco, oggi sorridente, perché c'avevo tanti di quei brutti presagi ragazzi, ma ce n'avevo proprio tanti, e vai a leggere... Il Sassuolo nelle ultime 8 partite ha perso 7 e ne ha pareggiata una. Che è? Piove? Tutto bagnato qua. A Monaco il tempo non è ottimale, torna il freddo. Ma noi abbiamo vinto e ce ne sbattiamo di quello che è il meteo di Monaco. Sto maniche corte, la giacchetta Maier Club, ragazzi. Giacchetta con l'aquila speaker volo. Non era importante come, ma l'importante era tornare a vincere. Abbiamo sofferto nel primo tempo, nel secondo qualche volta, ma abbiamo fatto un calcio spumeggiante? No, ma abbiamo vinto, ed era importante, contro i numeri, contro le statistiche, contro le paure, contro quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. La Lazio è una squadra che ti dà sicurezze? No, non lo è ancora, quantomeno secondo il mio parere non lo è. È una squadra che arranca sotto certi punti di vista. Oggi si è vista una solidità difensiva, scusate, ma è dalle 10 di mattina che siamo attivi, quindi è una squadra che oggi ha dimostrato qualcosa di più là dietro. Tra Casale e Romagnoli, lo stesso Patrick che quando è subentrato poi negli ultimi minuti, la Lazio ha fatto quello che doveva fare, ovvero tornare alla vittoria. Non era importante come, non era importante il grande Eva. Oh, siamo padri, forza Lazio sempre, bello mio, ti aspettiamo quando torni. Siamo qua. Era importante tornare a vincere, ragazzi. Era importante mettere il calcino a questi 3 punti, perché come dicevo nel video infrasettimanale, Coppa Italia col Bologna, scusate, giovedì, Milan in casa, Fiorentina, insomma, un calendario abbastanza complicato, un calendario abbastanza difficile in cui bisognerà cavare il sangue dai rape, bisognerà trovare il modo di far punti, perché non bisogna fermarsi. I punti che non hai fatto, guarda il vento che mi sposta i capelli, sono pieno di capelli, ma meno male che ce l'ho. I punti che non hai fatto con Empoli e Lecce, adesso in qualche modo li devi incassare con Milan e Fiorentina. In qualche modo ti devi inventare qualcosa. E saranno partite complicate, ragazzi. Inutile girarci intorno, saranno partite difficili, quindi avremo modo di vedere se la Lazio adesso va in crescita oppure se quello di oggi è stato un episodio sporadico, non dico sporadico, ma un episodio comunque di vittoria contro una squadra che era in grossa crisi, perché il Sassuolo comunque, come detto all'inizio video, veniva da una serie di risultati negativi, quindi per cui poscia è stata brava la Lazio o è stato negativo il Sassuolo? Indubbiamente il Sassuolo ha avuto soprattutto un avvio di partita, parliamo dei primi 20 minuti, 25 minuti, qualcosa che ci ha fatto spaventare, a me personalmente, perché mi dicevo oggi ragazzi va in paradiso, è un'altra giornata del Kaiser come lo è stata contro Lecce e contro Empoli. Mi bastava aver vinto con l'Empoli, ma non dicevo tanto, contro l'Empoli vinceva, vabbè lasciamo perdere. Ho rosicato e voi vi direte perché rosicato, abbiamo vinto, ho rosicato perché è stato bellissimo, meraviglioso vedere questo esodo di laziali da tutta Italia. Ho visto i laziali, gli amici della Lombardia, gli amici della Campania, del Piemonte, del Molise, tutti a Sassuolo per sostenere la Lazio, e noi qua purtroppo ragazzi per motivi organizzativi non siamo riusciti a muoverci per tempo e siamo rimasti qui a Monaco con noi amici del club. Spero presto di poter anche io, noi come Lazio Club München Monaco, a sostenere la Lazio in quella che è una trasferta. Forse molto presto, non dico niente perché ho paura e porta sfiga, però mi piacerebbe tanto. Ho rosicato sotto questo punto di vista perché avrei voluto esserci pure io. D'altro canto, New York, me lo scordavo, New York, con il bello Giovanni, bellissimo Giovanni che è andato da New York a sostenere la Lazio. Spero presto di poter anche portare Monaco a sostenere la Lazio quando gioca fuori casa. È stato bellissimo e i laziali che erano presenti hanno meritato questa vittoria, ragazzi. Anche noi che siamo qua, perché siamo laziali in egual maniera, siamo laziali, insomma,
ci sarà un motivo se litigo con persone quando la Lazio perde, quindi ci siamo meritati tutti questa vittoria. Adesso dare continuità, adesso dimostrare che la Lazio è da queste posizioni. Ciao! Stai a fare il blogger. Sto a fare video, ragazzi. Stai a fare il blogger. Il blogger, io non so niente. Ciao, so che ci hai capito col precedente, siamo giovedì. Dai, è forte. Forza Lazio, ragazzi. Sì, sempre bello. Quando la Lazio vince, sempre quando vuole. Giovedì forse prima della partita faccio un salto. Quindi ragazzi, sono 5 e mezzo che parlo. Chiudo il video con al momento finalmente il 2023 è arrivata sta vittoria importante per una serie di motivi. Speriamo che la Lazio possa dare continuità a questa la prestazione, spero che possa migliorare un pochino. Poi magari nei prossimi giorni cerco di fare un video un po' più lucido su quella che è stata la partita in generale. Però è un buon punto di partenza per poter pensare e sperare di tornare ad essere quelli del pre-pausa, diciamo così. Detto questo ragazzi, non importa dove voi siate, che siate allo Scholars di Monaco, allo Scholars di Roma o chissà dove, la cosa più importante è loro mezzo a me devono passare, a romper cazzo, sempre e solo, forza Lazio! Vaffan!